Buongiorno, bentornati. Oggi 4 agosto ricordiamo San Giovanni Maria Vianney. Ascoltiamo. Giovanni Maria Vianney nasce l'8 maggio 1786 a Dardilly, vicino Lione. Fin da piccolo è avviato al lavoro dei campi, essendo i genitori contadini. A casa di sua zia riceve il sacramento della confessione e la prima comunione dalle mani di un sacerdote, l'abbé Ballet, parroco de Cugli, sfuggito alle persecuzioni messe in atto durante la Rivoluzione francese. Giovanni arriva all'età di 17 anni ancora analfabeta. Grazie agli insegnamenti materni, però, conosce a memoria molte preghiere e vive un forte senso religioso. Avverte quindi la vocazione al sacerdozio. Vorrebbe subito entrare in seminario, ma il lavoro nei campi glielo impedisce. In questo tempo, però, si esercita nella grammatica latina sotto la guida dell'abbé Ballet ed impara a recitare il rosario. La chiamata alle armi, però, interrompe gli studi. Dopo 14 lunghi mesi di perplessità e di fatiche, viene quasi miracolosamente rimandato a casa ed entra in seminario. Dopo un percorso di studi alquanto travagliato, viene ordinato sacerdote il 13 agosto 1815 all'età di 29 anni. Viene mandato come parroco ad Ars. Il suo zelo, la sua eroica penitenza, la sua profonda umiltà, la sua ardente carità in poco tempo cambiano il popolo. La chiesa era frequentata, i fedeli si accostavano spesso ai sacramenti e i vizi lasciavano il posto alle virtù. In qualsiasi momento i fedeli si recassero alla parrocchia, trovavano il loro curato in chiesa e tutti si recavano da lui per ricevere i suoi illuminati consigli. Donato interamente a Dio e ai suoi parrocchiani, estenuato dalle fatiche, dai digiuni e dalle penitenze, muore il 4 agosto 1859 all'età di 73 anni. San Giovanni Maria, noto anche come curato d'Ars, proprio perché nel 1818 è stato mandato in questo piccolo paesino della Francia di poche anime, 250, alle quali però si è dedicato con tutto il cuore. Ha iniziato proprio a prendere in mano la vita di queste persone, rendendosi utile per come poteva, e veramente la qualità della loro vita, sia materiale che spirituale, è veramente migliorata, ma passava fino a 16 ore nel confessionale, tant'è che la fama di questo luogo speciale, che poi iniziò ad essere conosciuto come il grande ospedale delle anime, iniziava sempre a richiamare più persone, sempre più persone, proprio per poter confessarsi e poter accedere a questi grandi valori spirituali. Tant'è che nel 1929 sarà Pio XI che dichiarerà San Giovanni Maria Vianney come il patrono di tutti i parroci. Vogliamo quindi oggi approfittare di questa potente intercessione per affidare tutti i nostri parroci, i nostri pastori, cercando di essere al loro fianco. A volte noi ci poniamo in maniera esigente verso i nostri pastori, è giusto che siamo esigenti, però dall'altra parte il nostro sostegno con la preghiera deve essere forte tanto quanto siamo noi esigenti. Allora a loro protezione invochiamo appunto il loro patrono. San Giovanni Maria Vianney prega per noi.